tu sei mio più grande amore, viva, viva San Eusebio, protettore del mio cuore. San Eusebio, protettore, tu sei mio più grande amore, viva, viva San Eusebio, protettore del mio cuore. Fate piano, si è addormentata. La televisione se l'è cullata. Fate piano, non si è svegliata. Sta sognando di essere amata. Fate piano, si è addormentata. La televisione se l'è cullata. Fate piano, non si è svegliata. Sta sognando di essere amata. Quando una è grande come me, una grande cartomante, lo è anche in questi momenti, voi sempre presenti. Ma quando rinascerò, dottoressa, diventerò. Avrò lo studio pieno. Il mio cuore è vostro. No, prima del Gol TV. Oddio, che puzza, so vegana, la faccio sana. È una bambolina che fa ridotto peggio di un fico secco. Queste vacanze t'hanno fatto male. 17 mazzi di carte però pronti, visto che sei un fico secco dal caldo, il dolore, il tormento, la disgrazia e la sciagura. Guarda come sei ridotto, o ridotto. Fico secco, fico secco, fico secco, e il caldo ha fatto il resto. Ma 17 mazzi di carte pronti ancora una volta a reidratarti, a far sì che tu possa essere creatura lubrificata, così in quest'inverno l'amore ti entrerà tutto dentro e sarai ancora una volta un cucciolo, una cucciola felice e contenta. Succulenta, succulento diventerai se questi 17 mazzi di carte assaggerai. Succulenta, succulento, disgrazie, sciagure, sventure ti hanno ridotto peggio di un fico secco. Se in studio non vuoi venire, non me ne frega niente. C'è la carta di credito all'899 che te lo prendi sul mio personalissimo Facebook oppure YouTube. E adesso, 17 mazzi di carte, mentre gli scartabello pronti per voi, mandate grande sei tu e la prima, o primo a venirsene in diretta. Fico secco, fico secco. Succulento diventerai. Le mie carte sono pronte a reidratarti, a far sì che tu possa essere lubrificata o lubrificato, così nel corso di questo meraviglioso inverno che andremo tutti quanti ad abbracciare, l'amore dentro ti entrerà e ancora una volta felice ti farà. A Love Summer sono ogni sabato fino al 14, sono ancora 3 settimane, quindi dalle 10 in poi, insomma, anche io arrivo alle 9, insomma, se volete venire, venite, non rompete. Brave, bravi, fico secco, succulenta, succulento, fico secco, mungile, sono qua per te. Che c'è, già una? Pronto? Pronto? Allora puoi parlare con la tua meravigliosa voce un po' più alta? Sì, ciao Pierpa. Allora ciao caro, sei un fico secco, sei già succulento?
Dove sono tutti i sabati sera, disgraziato? Al Jam. Bravo, la Madonnina è con te, muovano dei modi ai rosari. Santa Micuta, ho sempre anticipato i tempi però, e non mi dite che non è vero. Muovano dei modi ai rosari, io da mo' che gridavo Micuta, Rosalia, Salvatore. San Marcellino, che ogni loco mette il suo musino. Cuccioletto benvenuto, da 1 a 17? 13. Che vuoi sapere? Quando sei nato innanzitutto, via? 19 agosto. Che vuoi sapere dalla grande sultana? Qui passano solo scoregge, arrivavo a casa di concreto. Tu vuoi sapere se c'è una scoreggia sostanziosa d'amore o sono scoreggine vaganti per questa meravigliosa Bravo. Città eterna? Perfetto. Okay. Ok, allora ripetimi quando sei nato, bambolo? 19 agosto. Da dove chiami? Roma Tuscolana. Allora, cucciolo da Tuscolana, io copro 8 mesi, un anno e mezzo, vediamo 19 agosto se ti arriva qualche sostanza affettiva. Ok, mi conoscevi già? Beh sì, ti seguo. Meno male. Vabbè, andate su Facebook nei miei 899 dove rispondo sempre soltanto esclusivamente io. Non mi chiamate al 339 per la domandina gratis, ficcatevela in dogore a domandina e poi stantuffateci dentro, così il cuore si apre, diventa grosso grosso e tanto amore avrete. Fico secco, fico secco. Non la dico al femminile perché è troppo scena, io sono una ragazza seria, vero? Micuzza, Rosalia, vanno dei modi rosari, su via. 19 agosto da 1 a 10? 7. Micuzza, Rosalia, proteggete Gol TV e così sia. Speriamo che crolla tutto qua. E ci vuole pure qualche disgrazietta a loro, sa? A Madonnina, a compagna. Allora, cucciolina. Ti arriva qualcosa di molto importante. In primavera. Non è un ritorno del tuo passato e non è nulla delle creature che attualmente conosci o frequenti. Ma non perché frequenti brutta gente, nel senso è diversa come persona dalle tue abitudini di frequentazione. Sconosciuta e nuova, quindi non è un ritorno del passato, eppure meglio, fietto mio, perché ci hai avuto solo scuregge di quelle sostanziose, ma che sono finite come sono arrivate. Tromba de gore, sanità de corpo. Però è importante, primavera, e la riconosci da questo particolare che la grande ecco. Sultana ti dice. Ricordatelo bene, non ci rompe poi gli coglioni. Mi sembra chiaro, no? Allora, cucciolo. La persona o è nata in marzo, quindi è pesci. O è nata in novembre, uno scorpione. Però toccherà la tua vita affettivamente, mentalmente e sessualmente. Quindi ci sarà un forte connubio. Ricordati di me. Succede in primavera. Un bacio piccolino. Ciao tesoro. Grazie. Oh, mettetemi Ciao. Anche la vecchia fattoria, eh. Sempre anticipare i tempi è essenziale, importante e fondamentale. E nonnina ormai è stata la prima, io che nonnina, 63 anni, squirto come una ragazzina e le ho lanciate, avete visto? Sgambate, scosciate, morosare, insomma, bisogna anticipare i tempi. Gli italiani devono trovare la forza, di inerzia, di coraggio, di
lanciare le rispettive idee, non che quando le lanciano gli altri poi ve le fate vostre. Fate qualcos'altro di vostro, se ancora vi ci riuscite, insomma. Fico secco sei diventato. E allora le mie carte pronte tranquillamente a reidratarti, a far sì che tu possa essere dolcemente, teneramente, fortemente lubrificata, così ho lubrificato, perché nel tuo cuore c'entrerà tutto dentro il meraviglioso sentimento che è l'amore, e te farà ancora così. E la natura è contro la dura, non se va. Trullallero, trullallà. Pronto? Pronto? Può parlare con la sua meravigliosa voce un po' più alta? Sì, va bene. Allora, la Madonnina è con te e io pure. Da 1 a 17 un numero a tua scelta. 17. Bene. Che vuoi sapere, cucciolina? Chiamo per mia figlia. Quando che è nata la tua il dolce figlia? 31 ottobre. 31 ottobre? 21 ottobre, quindi è in cuspide tra Bilancia e Scorpione. Tosta, esatto. La cucciola. Che vuoi sapere la tua figliola? Allora, mia figlia ha partorito un anno fa una bambina che è nata il 23 luglio. Che qual è il problema? Allora, l'ha fatta con un ragazzo bravo ma molto irresponsabile, tant'è che si sono lasciati. Quando è nato questo irresponsabile? Il 2 marzo, ma non mi interessa questo, voglio sapere un'altra cosa. Che cosa? Voglio sapere se trova un uomo in grado di essere un buon marito per lei e un buon padre per la bambina. La tua dolce figliola ha chiesto le carte in bingo. Con l'internet che c'è, gli uomini sono uomini, donne, eterosessuali, omosessuali, vanno e vengono. Purtroppo è un processo di internet. Diventano le creature made in Italy, soprattutto inattendibili, quindi non con strutture di importanza. Ma non stanno i social, eh? Non ci va nessuno, i social, tutti a chattà, cascano pure per strada quando sono sui social. Dimo meno cazzate, che la Madonnina poi se incazza non fa più miracoli, perché poi dice basta. Andate su internet, non mi rompete i coglioni. Mark. Da 1 a 10, cucciola. E 9. E io chiedo se arriva un uomo in grado, perché questo che qui non è capace. Che voglio? Tuo figlio vuole un bingo. Con l'avvenimento di internet tutto diventa... Nell'aria c'è una scorreggia sotto di te. No, questo ragazzo non si assume le sue... Allora, cucciola, è molto... Voi chiedete... Uomini che vi amano, che fanno l'amore divinamente, che hanno i soldi, che si prendono le responsabilità, voi chiedete l'impossibile, dovete stare coi piedi per terra. Oggi la gente, l'essere umano, è tendenzialmente irresponsabile, e gli scivola tutto. Questo grazie a internet, perché pensano che tanto lì tutto è risolto, trovano un altro davanti e dietro. Voi usate internet, ma non vi rendete conto quanto vi ha cambiato, modificato, trasformato la vita, e tornate ai vecchi valori che non ci stanno più, perché sono tutti diventati una scoreggia. Ma questo non volete capirlo, volete usare ma non volete vedere quanto ha cambiato la vita. Raccontatevi meno cazzate. Da 1 a 10? 8. Tesoro, questo dei pesci ritorna e tua figlia, per il tempo che io copro, 8 mesi e un anno e mezzo, rimane immischiata in questa situazione che non sa né di me né di te. Allora, cucciola, tu bisogna che mi capisci, senza che ci metti i tuoi discorsi che sono voli pindarici dell'inesistente. Quest'uomo ritorna, la figlia ce l'ha fatta e tua figlia ancora ce pende, quindi non l'ha eliminato. Tu come madre hai chiesto se c'è l'altro, io ti rispondo che se tua figlia non esce dalla campana di vetro di questo pesci, rimane legata, e quindi gli altri, sentendo questo, non si soffermano, perché gli altri hanno bisogno di disponibilità e tu figlia è ancora cotta di questo pesci. Bacia, abbraccia e scorregge per tutti. Ciao tesoro. Quanto so brava, quanto so brava. Notte tu mi fai impazzir la notte. Condizionata, che mi volete far morire? Baby ass in colpa tutta Gol TV, una colica, una cacarella, vento corbotto finale.
Ormai sei ridotto a un fico secco, cuccioletta o cuccioletto, e allora corri dalla cartomante che con i suoi 17 mazzi di carte ti renderà ancora una volta succulenta, succulento, e così fortemente lubrificato, lubrificato, potrai tranquillamente abbracciare il tuo futuro questo meraviglioso inverno, e quindi a mio incontro, così l'amore ti entrerà tutto dentro e sarai ancora una volta felice e radiosa. E non andrai sui social. Non te fidate, Etro, chi c'è sta? Micuccio, Rosalio, Salvatore, Sebastiano, oddio che caldo, c'ho il fuoco, bonate dopo mangi, capire, tutta bagnata con sto caldo. E lo so, è la natura, contro natura, lo sapete che non se vanno. Pronto? Pronto, Pier. Benvenuto, grazie di aver chiamato e grazie di essere qui. Da 1 a 17? 12. 12, che, quando sei nata come creatura? 12 gennaio, Pier. 12? 1. Non ti ho capito, scusami. Gennaio, Pier. Che giorno? 12. 12, allora con la voce un po' più alta, cortesemente, che vuoi sapere? Volevo sapere se c'è un incontro sentimentale, Pier. Vuoi sapere se nei prossimi 8 mesi, un anno e mezzo, c'è la potenziale di una storia o invece tabula rasa, ok? Sì. Sì. Da che zona di Roma chiami? Da Latina, Pier. Casilina? Sì. Madonna mia, oh, ma accendete l'aria, disgraziati! Ve piasse una golica, una cacarella a vento corbotto finale. Oddio, sto a morire, sono tutta bagnata, che devo fare, la natura, purtroppo. Poi con sto caldo sarò ridotta anch'io a un fico secco. Fico secco! Allora, da 1 a 10? 8. Mandatemi dopo Luiselle e la vecchia fattoria, perché l'italiano deve tornare un po' indietro nel tempo, bisogna tornare a essere mondine, a mettere il grano e mettersi in quelle posizioni oscene che garantiscono una grandiosità di veduta. Allora, da 1 a 10? 8, Pier. T'arriva. Hanno acceso l'aria, se sono sprecati, bevi a senagolica. Allora, t'arriva per l'anno nuovo, totalmente strana e sconosciuta, non è un ritorno del passato. E la riconosci da questo particolare, o è nata in marzo o è nata in aprile. Che hai avuto nel passato già di importante, Ariete o Pesci? Pesci. So brava io, sa. So brava, ecco perché. È nuova, ma ti ricorderà fortemente una persona che ha contato al tuo vivere affettivo, sessuale e mentale del tuo passato. Non è un ritorno, ma la ricorderanno. Più che altro non come estetica, ma come modo e maniera. Anno nuovo, per anno nuovo intendo gennaio e febbraio. E la riconosci perché è nata in marzo. Auguri, cucciolina. So brava, grazie, Piero. Ciao, bella. Ciao. Nella vecchia fattoria, ia ia o, c'è il maiale, iale. Ya, quasi nemi, oh, nemi, oh, nemi, 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 oh, capra, nella vecchia fattoria, ia, ia. Sti disgraziati, manco vogliono accendere l'aria. Grande sei tu che mi tira su dopo, Grande sei tu, e poi voglio la nada con il rullo duro. E poi per il finale, chiaramente, love, dove sono tutti i sabati per ancora 3 sabati, fino a sera tardi. Oddio che caldo, sono tutta bagnata, umida. Che devo fare, fietta mia? Queste sono le agonie, Miguzza, Rosalia, Salvatore e soprattutto te, San Marcellino, che in ogni loco metti quel disgraziato nel tuo musino. Prendi un po' coscienza, digli qualcosa a Gol TV, che accendessero l'aria, non se ne può più. Allora, pronto? Ciao, Pier. Ciao, grazie di aver chiamato e grazie di essere qui. Dove sono di sabato sera? Io lo so. Ecco, ti piace la colica pure a te, se va Gol TV, al Jam, esattamente all'Euro. Allora, cuccioletto, da 1 a 17? 10. Che vuoi sapere? Quando sei nato, prima di tutto, 9 e 10? 21, 10 e 72. 21, 10? Sì. Oh, fio mio, sei tra Scorpione e Bilancia.
Eh sì. Figlia mia, sei in cuspide. Che cazzo vuoi sapere dalla sultana? È sul amore. Che vuoi sapere? Un ritorno, se incontri qualcuno? Se tu... incontro qualcuno. Come? Se incontro qualcuno. Bene. Perché parli come se avessi una palata in bocca? Hai paura che ti riconoscono? Tanto gli italiani vanno tutti dai cartomanti, anche se dicono che non ci credono, perché sono ipocriti, sono bugiardi e sono insaccherati di cazzate. Ma tanto ho io mi salvo. Gola. Ecco, sì, che c'hai in bocca? Una patata? No, o una carota? E beh, insomma, su via, purché ci sia qualcosa. Allora, grazie di aver chiamato, grazie di essere qui. Da 1 a 10? 5. Storie importanti, negli 8 mesi, 1 anno e mezzo, non ne vedo. Vedo storie simpatiche. Non le posso definire proprio flirt, ma tu mi hai chiamato, io uso il termine flirt che poi fa pure ridere, insomma, non sono avventure, perché c'è anche uno scambio emotivo, c'è un rivedersi, però non si creano le radici. Ce ne sono, nel tempo di mia copertura ce ne sono 3, carine, simpatiche, divertenti dal punto di vista anche di crescita, divertenti non perché te fanno ridere, ma divertenti perché arricchiscono, però non sono situazioni e circostanze nel tempo di mia previsione o copertura che creano una radice, sono da viversi perché portano a crescere, evolvono, ma non il succulento del creato. Un bacio 21, ciao te sei pure un mezzo scorpione, ciao tesoro. Perché sono diventate succulente, succulente, succulente le mie carte. Le mucche rispondono, sono meglio gli animali, ecco perché mi ando a prendere un bel cangallo e cemoro, perché gli esseri umani bisogna cominciare a scoreggiargli in faccia, magari non gliela fate vestita, perché sennò figli mia questi li fanno morire. Avete acceso l'aria, vi piace in colpo, una paralisi in colpetto, dove dico io. Quanto manca? Tutti morti. Pronto? 12 minuti, meno male. Allora, pronto? Meno male ciao, che sono Pierre, buonasera. Puoi parlare un po' con la voce un po' più alta? Ciao Pierre, buonasera. Buonasera, da 1 a 17, un numero? 17. Quando sei nato? Ultimo, manco mi fai fatica. 11.07, Pierra. Allora, 11.07? Sì. Che cazzo vuoi sapere dalla grande sultana? Senti, allora, io praticamente devo fare un concorso per un lavoro. Non ti sento già più, vai e vieni a moto de marea. Pronto, mi senti bene? 11.07, che vuoi sapere? Svelto. Devo fare un concorso per un lavoro e volevo sapere se mi puoi dire qualcosa, magari se può andare bene. Da dove chiami? Da Roma. Tufello, il ragazzetto, c'è Pietruccio, il ragazzetto del Tufello, vuole sapere com'era nato, con i coglioni, papà e mamma sono più buoni, te credo, sono andato, mica so come me, sei da 3 anni iscritto come una ragazzina. Cuccioletto del Tufello, da 1 a 10? 9. Vai tranquillo, c'hai un bel culo nel lavoro, in parte sei valido, onestamente, sei uno che nella vita ha 1000 ripensamenti, ma quando punti sul lavoro raggiungi gli obiettivi. Siccome i concorsi saranno 2, oltre a questo che è prossimo, ce n'è un altro a distanza di 1 mese e mezzo, 2. Quale dei 2 si realizza non lo so, ma per gennaio è concretizzato quello che...
tu attendi dalla vita, in questo caso che sarebbe una soluzione lavorativa. Ripeto, siccome i concorsi uno è prossimo e poi ce n'è un altro, non so darti la distinzione telefonicamente quale porta alla concretezza, ma per gennaio e febbraio ce l'hai. C'hai un bel culo lavorativo, però va anche aggiunto che sei in gamba nelle cose della vita, sei così, ma nel lavoro tu veramente sei in gamba. Damba città sultana, ciao tesoro, auguri ai figli maschi, ciao tesoro. Ciao. Ah, madonnina, madonnina. Questa sensazione strana mi corre su e giù per la spina dorsale. Il mio caro mi culla con un rullo duro, un rullo duro, un rullo duro. Oh, sto a morire qua, sa. Che volete, uccidermi, disgraziati, ve piasse in colpo, una cacarella a vento corbotto finale, a tutta Gol TV, oddio che caldo, bonate, questa se sa lamentare, ma tu sei già umida per cazzi tuoi, non ti inventa che Gol TV, eh? Oh, bisogna essere chiari e onesti nella vita, eccomi qui, ritorno alle mie origini, pronta? Pronto Pier, buonasera, sono Riccardo. Allora Riccardo, quello che da solo gioca a biliardo non è una grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Da 1 a 17, Giorgio Gaber, io sono una persona anche di grossa, enorme, meravigliosa cultura, quella che ormai in Italia manca, davanti e dietro. Pensano soltanto 17. A chattà, trova l'amore, bufaniso, cioè io manco so, poi cascano pure per terra quando camminano, ma buciardi ipocriti. Da 1 a 17... 17. Bene, che voi sapete la grande sultana? Allora, io ho chiesto al lavoro un trasferimento di settore. Quando sei nato tu? 20 giugno. Allora, dove sto tutti i sabati sera? Jam Summer. Ecco, bravo, la Madonnina è con te, Santa Miguzza pure, e pure quel porcellino di San Marcellino. Allora, cuccioletto. Tu vuoi sapere se viene accolto il tuo trasferimento, la tua metamorfosi? Sì. Lavorativa, ok. Mi conoscevi già, cucciolo? Sì, ci siamo anche sentiti un po' di tempo fa al telefono. Ah, so brava, io sai. Sono una vera italiana. Ah, dopo mandare che sono una vera italiana, se no pensano che sono sdoppiata da qualche altra razza. beh, almeno c'è un'evoluzione quando trasmetto io. Allora... Bacchettoni, ipocriti, buhaloni, buzzigone. Allora, sì, non nei tempi che hai richiesto tu. Per un processo interno dovrai attendere, quindi non è che non te lo fanno, non è nei tempi che tu richiedi, perché c'è l'impossibilità lavorativa, quindi in questo caso intendono qualcosa di burocratico, però avviene con un paio di mesi dopo della tua richiesta, quindi ti faccio un esempio, se tu hai richiesto febbraio si realizza aprile-maggio, ma c'è, tranquillo. Grazie. Prego, un bacio, cucciolino. Piero. Ah! Tranquillo, tranquillo, cucciolo dentarolo, che la tua meravigliosa casa Chov, che sarebbe la russa, è tua. Sei grande, grande, grande le mie pene, non me le ricordo più. Sei grande, grande, grande le mie pene, non me le ricordo più. Oh, io sono stata la prima, ma pure quando compri l'olio c'è scritto fatto in Italia, con olive italiane, non dell'europea. Io so anni fa che ho messo stuccellone. Nel certo avvoltoio quel condor lì. Ho sempre anticipato i tempi, sin da bambina. Ringraziamo il dentarolo, la casa Chov è tua. Se tu andrai nel cuore della teppa, tu dovrai ballare il casa Chov. Quanto manca? Questi... 69? Oh beh, allora rimaniamo ancora, andiamo oltre. Sei pronta? Buonasera Pier. Buonasera, parla con la tua meravigliosa voce un po' più alta, da 1 a 17 un numero a tua scelta? 13. 13. Quando sei nata? 13. Io il 4 giugno. Cosa vuoi sapere della grande sultana? Allora Pier, volevo chiedere per un mio caro amico. Non ti ho capito. Cosa vuoi sapere? Per un mio amico. Sei un... Che troverà...
se troverà l'amore. Bene, quando sei nata, ripetimi? Io il 4 giugno. Sì, allora tu vuoi sapere se c'è qualcosa o che ritorni dal passato o di nuovo che incappi nella tua vita affettiva, sentimentale e sessuale, ok? Da che zona di Roma chiami? Garbatella. Mi conoscevi già? Sì, sì. Sì, la mia, so buona, so famosa, so importante. Anche se sei una massa di buzzigone, spaporchi, bucalone. Da 1 a 10? 8. Ci sono due incontri nel tempo di mia copertura, 8 mesi, 1 anno e mezzo. Ma nessuno dei due va nella direzione di due cuori e una capanna. Okay. Simpatiche, carine, però non da fondamenta, non da radice. Solo okay. Due, ricordatelo, da giocare, da divertirsi e anche da scambio affettivo, ma non da fondamenta di rapporto a due, nel tempo di mia okay. copertura. Un bacio, bimba della Garbatella. Un bacio. Grazie.